Andiamo a vedere tutte le possibili situazioni di gioco in cui ci possiamo trovare quando la palla batte verso l'angolo venendo dalla diagonale. Nell'angolo abbiamo due vetri laterali, due vetri di fondo e comunque c'è anche il vetro centrale dove può rimbalzare qualche volta la palla. Però prendiamo in considerazione soltanto questi quattro vetri. Dove possiamo vedere questi quattro riferimenti? Per capire perché possiamo utilizzare questi riferimenti, per capire meglio che tipologia di colpo dobbiamo fare a seconda della palla che arriva. Vediamo il primo. Se la palla va in direzione del cono rosso, vuol dire che rimbalza in questo punto del vetro orientativamente. Poi chiaramente dipende dall'angolo, quindi comunque dall'ampiezza, da dove colpisce l'avversario, più sarà esterno, più avrà angolo la palla, più sarà verso il centro, meno angolo avrà la palla. Quando la palla da destra rimbalza, appunto passa per il cinesino rosso, giocherò il rovescio facendo questo movimento. Difesa Pro è il nuovo corso della MVP Academy che ti insegna come nel padel la difesa è il migliore attacco, in maniera pratica e funzionale al tuo padel. Abbiamo realizzato il tutto simulando vere azioni in campo che ti permetteranno di capire come gestire ogni situazione di gioco. Difesa Pro è composto da 50 video lezioni. Se vuoi diventare il miglior giocatore del tuo circolo da dietro la linea di fondo, questo è il corso giusto per te. Ricorda che nel padel la difesa è il miglior attacco. Ci vediamo all'interno di Difesa Pro. Apro andando verso il vetro. La palla, dopo che batte lì, verrà verso la parete laterale, quindi mi dovrò allontanare. Una volta che mi allontano, mi trovo in questa posizione e da questa posizione colpisco il rovescio, che possa essere un rovescio basso o anche un pallonetto a seconda della scelta tattica che voglio fare. Quando la palla invece viene un po' più verso l'angolo, ma batte sempre verso il vetro di fondo, quindi va verso il cinesino azzurro e quindi di conseguenza andrà verso la mia gamba sinistra, cosa dovrò fare? Dovrò fare il giro. Consideriamo che orientativamente la palla batterà qui. Da qui fino al orientativamente questo punto, faremo il giro di dritto. La palla può arrivare o no sulla doppia parete, questo dipende sempre dall'angolo e dalla tipologia di palla che colpisce l'avversario. Da questa posizione, quando sta arrivando la palla, faccio questo movimento, apro il piede sinistro, inizio, la palla mi passa alla mia sinistra, inizio a girare intorno alla palla, mi trovo in questa posizione, la palla esce dal vetro. Se la palla esce di più, vado più avanti. Se la palla esce di meno, rimango più vicino al vetro e a seconda appunto dell'effetto e della velocità che avrà la palla, giocherò un dritto in uscita dal vetro, dopo aver girato ed essendo arrivato prima della palla. Fondamentale girarci intorno e non arrivare in ritardo, quindi muoversi a tempo con la pallina. Da qui, sempre potrò scegliere se giocare una palla bassa, un pallonetto. Più me la trovo avanti la palla, più potrò scegliere in che direzione mandarla, più la troverò verso l'angolo, più sarà probabile giocare o in lungolinea o verso il centro. Il prossimo rimbalzo che andiamo a vedere è quello che va in direzione del cinesino giallo. Dalla diagonale fino al cinesino giallo la palla prosegue e batterà sulla prima parte del vetro di fondo, del primo vetro di fondo. Quindi cosa dobbiamo fare? Da questa posizione, quando sta arrivando la palla, inizio ad aprire. Lascio passare la palla, batte su quel vetro, probabilmente arriverà anche sul vetro laterale e quindi io so che andando in quella direzione posso andare verso il vetro laterale perché so che la palla arriverà qui e probabilmente me la troverò in questa posizione. Quindi più va dietro, come prima, più va dietro la palla, più rimango dietro, più va avanti la palla, più la seguo. Chiaramente, con lo stesso concetto di quello che dicevamo prima, se la palla rimane più verso l'angolo è più facile tirarla in lungolinea o in alternativa al centro. Se la palla esce di più, quindi ha un po' più alta, ha meno effetto e quindi viene più avanti, ho più possibilità di decidere dove tirare la palla, che sia un pallonetto o sia una palla bassa. Quando invece la palla batte prima sul secondo vetro laterale e poi sul primo vetro di fondo, ci sono due alternative, che possono essere quella di aprirsi e giocare il diritto oppure fare il giro di rovescio. Quando ci apriamo? Tendenzialmente ci apriamo quando l'angolo è stretto, quindi quando la palla batte qui e ci troviamo appunto in difesa, non in transizione. Perché se ci troviamo in transizione avanti è difficile aprirsi e andare verso il centro su una palla che comunque tendenzialmente corre di più. Quindi quando ci troviamo avanti questo colpo qua lo giochiamo facendo il giro.
e quando ci troviamo in difesa invece abbiamo la possibilità di scegliere, o comunque più ampio l'angolo, più sarà facile fare il giro, più è stretto, più sarà facile aprirsi di dritto. Da questa posizione vediamo prima il dritto, poi il giro di rovescio. Faccio questo movimento, apro, vado verso l'angolo, vedo che la palla batte sul vetro laterale, mentre batte sul vetro laterale mi apro verso il centro, arrivo sempre un attimo prima della palla, mi trovo in questa posizione, dopo che la palla avrà fatto la doppia parete, me la ritroverò tendenzialmente qui. E sempre con il concetto che a seconda della velocità e dell'effetto che ha la palla, deciderò se andare più avanti o più dietro e deciderò che tipologia di colpo fare. Come ultimo colpo, appunto, abbiamo il giro di rovescio, dove, come facevamo sul dritto, cerchiamo di girare intorno alla palla, soltanto che adesso la palla avrà sicuramente una doppia parete, quindi sappiamo che la prenderemo dopo il secondo rimbalzo sul vetro. Quindi da qua, al contrario di quello che abbiamo fatto prima, facciamo questo movimento, giriamo intorno alla palla, aspettiamo che esce dal vetro, la seguiamo e giochiamo in rovescio. Al contrario di prima, non siamo chiusi nell'angolo, questo si chiama doppia parete che apre, perché apre verso il centro del campo, quindi da qui abbiamo molta più scelta, anzi è più facile giocare in diagonale, che abbiamo molta più possibilità di, il nostro corpo è diretto già verso la diagonale, e quindi sceglieremo più probabilmente di giocare in diagonale. Perché? Perché nel padel la maggior parte degli scambi si basa sull'incrociato con il nostro avversario che ci troviamo dall'altro lato, quindi tendenzialmente ricordiamo sempre di impostare il gioco sulla diagonale, quindi chi gioca a destra giocherà più palle scambiando con il giocatore di destra, chi gioca a sinistra giocherà più palle, più punti scambiando con il giocatore di sinistra.